Solennità dell'ascensione del Signore. Gesù sale al cielo e si separa dai suoi discepoli. Cosa va a fare in cielo Gesù lo sappiamo, ce l'ha detto. Vado a prepararvi un posto. Inoltre prepara la discesa dello Spirito Santo. Provate a pensare quando per un po' di tempo vi siete dovuti staccare dalle persone a voi care. Ecco, le ultime parole che vi siete scambiati sono certamente parole importanti, parole decisive, parole che comunicano tutto il bene e l'affetto che avete per quelle persone che per un bel po' di tempo non potrete più vedere. Inoltre avrete sicuramente lasciato loro un messaggio importante per la loro vita. È quello che succede nel racconto dell'ascensione. Gesù sale al cielo. Lo sappiamo, non ci lascerà mai soli. Grazie allo Spirito Santo, Gesù sarà sempre con noi. Salutando i suoi discepoli, affida loro una missione grandissima. Andate in tutto il mondo, donate la vita vera con il battesimo, predicate il Vangelo. Questa è la missione della Chiesa, è la missione di ogni cristiano da quel giorno per sempre. E allora anche noi salutiamo Gesù che sale al cielo, ma non siamo tristi, perché sappiamo che Lui sarà sempre con noi e sarà una gioia immensa.